Allora, diamo avviso che la teste non intende essere ripresa e quindi bisogna interrompere la ripresa su questo punto, a questo punto. Allora, presente la richiesta della difesa che sia sentita ai sensi della difesa del pubblico ministero 197 bis. 197 bis, va bene, concordiamo, lei non ha un difensore di fiducia, quindi le viene assegnato il difensore d'ufficio, avvocato Ettore Grenci, che è in aula, con il quale lei ha avuto modo di parlare. Detto questo, allora ci deve dire le sue generalità e leggere la dichiarazione del testimone. Prego. Come si chiama lei? Ferranda Adriana, Nata. Tortorici il 7/8/1950. Bene, dichiarazione del testimone, quel foglio che è a sinistra. Consapevoli della Le responsabilità. volevo giusto gli avvisi preliminari. Lei ha reso dichiarazioni sui fatti di cui ci Sì, stiamo occupando al io. pubblico ministero. Quindi, quindi con gli avvisi di rito fatti a suo tempo e quindi lei in questo momento è testimone assistito, ha l'obbligo di deporre, ma salvo che per i fatti per i quali lei ha riportato condanna. Su Salvo che questo, per i fatti, per i quali ha riportato condanna, però ha confessato, quindi può, sì, salvo che appunto che ci sia confessione, in questo caso non ha c'è più l'obbligo di rispondere. all'obbligo di rispondere. Va bene, prego. Allora, legga la dichiarazione per piacere. È consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Prego. Buongiorno signora Faranda, le vorrei fare alcune domande. Sì. Qui siamo in un contesto diverso dal contesto istruttorio in cui non c'era la Corte d'Assise, alcuni fatti noi li davamo per scontati. Adesso forse è opportuno ricapitolare in brevissima sintesi alcune vicende. Quindi le farò delle domande che sembrano banali per lei, però non sono per chi deve capire e deve Certo. ascoltare. Lei ha appartenuto alle Brigate Rosse? Certo, sì. Sì. Lei è stata condannata in relazione ad alcuni episodi di terrorismo, fra cui l'episodio relativo al sequestro e l'omicidio di Aldo Moro? Sì. Può spiegare alla Corte, che in breve sintesi, che percorso lei ha fatto nelle Brigate Rosse, soprattutto nel periodo immediatamente precedente, durante e successivo al sequestro Moro? Sì, allora io sono entrata nell'organizzazione delle Brigate Rosse verso la fine del 76, nell'autunno inoltrato del 76. Ho partecipato ad alcuni perimenti che sono stati oddio, io vorrei anche però riferirmi alle mie deposizioni precedenti, sono stati Traversi, Rossi, professore universitario, di cui in questo momento mi sfugge il nome, e dopodiché ci occupammo della preparazione del sequestro Moro, una preparazione che fu estremamente laboriosa. Prima fu ipotizzato un altro tipo di azione in Piazza dei Giochi Delfici, dove avevamo verificato che il presidente Moro si recava a messa quasi quotidianamente dalle nostre
nostre inchieste, dei nostri appostamenti, lui faceva quasi sempre la medesima strada e si recava alla chiesa di Piazza dei Giochi Delfici, e noi avevamo ipotizzato di poter effettuare il rapimento in quel luogo e avevamo anche elaborato un piano d'azione, perché avremmo potuto prelevarlo in chiesa e uscire da una via laterale dalla sacrestia, senza quindi la necessità di uccidere gli uomini della sua scorta. Sì, adesso non abbiamo bisogno di ricostruire. Sì, questo ovviamente venne meno per problemi proprio logistici di praticabilità della piazza in caso di scontro a fuoco, e risalendo la strada che lui faceva per arrivare a Piazza dei Giochi Delfici, individuammo l'altro luogo del rapimento, che fu via Fani. Senta, lei aveva un compagno di nome Valerio Moruzzi? Sì, avevo un compagno nella vita, oltre che nelle Brigate Rosse? Nella vita anche, sì. Non senta, lei e Valerio Moruzzi, che ruolo avevate nella, si può dire, gerarchia delle Brigate Rosse? Cioè, io ero che livelli di coinvolgimento? Ambedue eravamo a quell'epoca all'interno della direzione di colonna, e l'organizzazione delle Brigate Rosse era divisa praticamente in due filoni principali, che erano il fronte logistico e il fronte della controrivoluzione. Io appartenevo al fronte della controrivoluzione, Valerio invece Moruzzi si occupava del fronte logistico. L'organizzazione delle Brigate Rosse aveva la direzione di colonna e una serie di brigate posizionate all'interno del territorio, le quali a loro volta avevano rapporti con dei simpatizzanti che erano di sostegno logistico, volantinaggi, operazioni molto leggere. In questo contesto voi avete occupato il covo di Via Gradoli 96? Sì, sì. Può spiegare alla corte chi ha abitato in questo covo, oltre lei, se qualcuno, che cosa era quel covo e quando? Partiamo da quando l'avete preso. Noi l'abbiamo abitato a cavallo tra il 76 e il 77, mi pare, adesso non ricordo bene le date, credo che ai tempi avevo la memoria un po' più nitida, e ne uscimmo prima dell'estate. Di quale anno? Del 77. Senta, a sua memoria le dico, in quell'immobile, sì, abbiamo ogni tanto, non sono contestazioni, ma cerchiamo di aiutare la sua, certo, memoria. Le leggo quello che lei ha dichiarato nell'audizione del 18 ottobre 2019. Sì. In quell'immobile abbiamo abitato io e Valerio Moruzzi per un certo periodo di tempo, ora non ricordo con precisione in che anno, comunque non molto tempo prima del sequestro Moro, no, qualche mese prima. Sì. Questo ci ha detto, sì, quel giorno. Quindi siamo 77-78? No, siamo 77 fino all'estate del 77, non oltre, non oltre. Prima di noi, dunque, questa casa era stata affittata prima del mio ingresso all'interno delle Brigate Rosse, risale addirittura, se non mi sbaglio, al 75 l'affitto di questa casa, ed era stata affittata da Moretti sotto con un falso documento Borghi. Ed era una casa considerata sicura proprio perché era stata presa in epoca precedente al periodo di allarme, quindi di possibili azioni terroristiche, quindi di controlli più stringenti come quelli che poi ci furono con le leggi che obbligavano gli affittuari a denunciare. La casa era stata presa da Moretti, poi ci avete abitato voi, lei e Valerio? No, no, non ci abbiamo abitato immediatamente noi, perché io sono entrata nel 76, quindi era stata abitata, se non ricordo male, probabilmente dalla Brioschi, ma io non vorrei adesso dire cose inesatte,
però ci sono tante deposizioni sia al progetto. Ma cerchiamo di avere la tua deposizione, signora Faranda, quindi mi ascolti. Voi ci avete abitato per un certo periodo, sì. Poi a un certo punto lasciate l'appartamento a chi? La lasciamo, credo proprio a Moretti e alla Balzerani, se non Balzerani. Mi ricordo male. Allora, adesso è riuscita a far mente locale circa quando, al periodo in cui avete lasciato? Credo proprio attorno alla prima dell'estate del 77, ritengo che sia stato, perché la casa che era abitata da Moretti era altamente a rischio, perché era stata rubata una macchina con dei documenti dentro, quindi si decise di abbandonarla e di sgomberarla, e lui non sapeva dove andare, quindi ritornò in via Gradoli, mentre noi andammo, se non mi ricordo male, spero di non sbagliarmi, in via Chiabrera. Va bene, ci torniamo dopo. Sì. Voi lasciate la casa a Moretti e alla Barbara Balzerani. Sì. Può riferire alla corte chi erano queste due persone? Dunque, in Moretti, grandissime linee, che livello avevano, certo, di responsabilità? Moretti era un componente dell'esecutivo delle Brigate Rosse e poi ovviamente partecipava alle riunioni della direzione di colonna, perché era stato uno di coloro che l'avevano comunque messa su. Cioè era, mi corregga se sbaglio, era un dirigente delle Brigate Rosse, alto livello delle Brigate Rosse. Alto livello, perché l'esecutivo delle Brigate Rosse era, diciamo, l'organo, dal punto di vista decisionale, l'organo principale delle Brigate Rosse. Chi c'era a livello di Moretti, se c'era qualcuno? C'erano a quei tempi Moretti, Bonisoli, Azzolini e Micaletto, non vorrei sbagliarmi. Quindi stiamo parlando dei massimi livelli delle Brigate Rosse? Sì, dal livello esecutivo decisionale, sì. A livello esecutivo decisionale. La signora Barbara Balzerani era la compagna di Moretti? Era a quei tempi, sì, la compagna di Moretti. Aveva un ruolo anche lei importante? Era componente della direzione di colonna. Della direzione di colonna. Quindi subentrano loro nell'appartamento di via Gradoli e lei ha bisogno di, con Morucci, di andare altrove, da un'altra, sì, parte. È così? E in via Gradoli avevate anche un garage? Guardi, questo proprio non lo ricordo, io non ricordo di avere mai usato un garage, è possibile che ci fosse, ma io non ne ho memoria. Anche l'altra volta non lo ricordava, poi io lo ricordavo, e mi può rinfrescare, mi può aiutare, perché io adesso non mi c'era ricordo c'era un più. Garage di cui avevate la disponibilità in via Gradoli 77. Ok. Tra l'altro c'è stato un riconoscimento nei suoi confronti e nei confronti di Moretti, di cui poi parleremo alla corte in altra sede. Ecco, io adesso, dopo tanti anni, non ho più memoria di questo particolare. In questo verbale se ne dà atto. Come? Sì, nel verbale nostro se ne dà atto. Non ricordo anche neppure perché ci fosse, quale utilità potesse avere per noi. Senta, le faccio una domanda che l'abbiamo fatta, sì, anche l'altra volta. Dalla nostra inchiesta emerge che in via Gradoli 96, che è una strada molto particolare, c'erano numerosi appartamenti riconducibili direttamente o indirettamente a persone e a società controllate dai servizi, in particolare dal SISDE. È una domanda retorica, avevate intuito? No, sicuramente no, e poi vorrei capire, perché poi la riforma dei servizi, se non mi sbaglio, è stata posteriore all'affitto degli appartamenti, dell'appartamento. Cioè, allora, il SISDE nasce con la riforma del 77, però c'era di fatto già, aveva varie denominazioni, non è che nasce solo. E c'è, infatti c'è, vedremo, una continuità di persone che compaiono prima e compaiono dopo. Comunque noi non eravamo a conoscenza di questa cosa. Erano anche operativi. Sì, sì, certo. Però nel momento in cui è stata affittata la casa, poi Moretti veniva anche da fuori. Senta, in questo processo abbiamo parlato molto riguardo al terrorismo nero, del rapporto fra, spesso molto stretto, intimo,
fra esponenti del dell'eversione nera e i servizi. Per le Brigate Rosse, per quello che lei è a conoscenza, si sono verificati casi analoghi, cioè da noi è dimostrato che molti terroristi della versione nera lavoravano per i servizi e non solo italiani. Per quello che mi risulta e per quello che ho potuto constatare durante tutta la mia militanza all'interno delle Brigate Rosse e anche dopo non mi risulta assolutamente che ci fossero contatti di questo genere. Infiltrazioni, commissioni di questo genere. Non ne sono mai venuto a conoscenza e neanche ho avuto il sospetto che ci fossero. Senta, va bene. Voi avete, lei e Bonucci, avete abitato anche un covo in Viale Giulio Cesare 47? Non era un covo, era un rifugio perché dopo la nostra uscita un po' rocambolesca dall'organizzazione delle BR, non sapevamo bene dove andare, quindi avevamo delle case che ci procuravano dei vecchi contatti che erano sempre rifugi temporanei in attesa di trovare una soluzione un po' più stabile. Quella di Viale Giulio Cesare si rivelò un po' più lunga delle altre che erano state proprio giorni, perché riuscimmo ad affittare una stanza all'interno della passetta. Prima di parlare del vostro materiale ingresso in Viale Giulio Cesare, parliamo del perché lei ha usato la parola rifugio, che usò anche nel dialogo con noi all'udienza istruttoria. Lei ha parlato di una frattura con le Brigate Rosse dopo l'omicidio Moro. Può dire che cosa è successo alla Corte, secondo la sua esperienza e la sua narrazione? Ma praticamente le contraddizioni e le posizioni politiche nostre, mie, di Valerio Morucci e di qualche altro componente della colonna romana, divennero, in particolare quelle mie e di Morucci, che avevamo discussioni continue all'interno della direzione di colonna, divennero incompatibili con le scelte dell'organizzazione. Noi eravamo contrari all'uccisione del presidente Moro, ci battemmo fino alla fine, però insomma la nostra posizione si rivelò perdente, dopodiché faticosamente riuscimmo a resistere all'interno dell'organizzazione ancora per un po' di tempo. Dico faticosamente riuscimmo a resistere perché le scelte che avevamo fatto erano estremamente pesanti. Io avevo abbandonato tutto, compresa mia figlia, per fare questa scelta. Avevamo a quel punto anche un mandato di cattura, quindi la scelta aveva comportato anche tutta una serie di legami, non solo la rottura con i legami precedenti, ma la costruzione di una serie di legami all'interno dell'organizzazione. Non era facile uscirne. Continuammo la nostra battaglia politica, in particolare contro c'era a quei tempi, come si chiamava, la campagna di annientamento, non mi ricordo più, comunque c'erano delle discussioni estremamente problematiche all'interno della direzione di colonna, finché ci chiesero di stilare un documento in cui esplicitavamo tutti i motivi, tutti gli argomenti della nostra dissidenza. L'organizzazione avrebbe valutato se noi eravamo compatibili ancora con la linea organizzativa delle Brigate Rosse o meno. Quando si verifica questa situazione? Questa situazione si verifica, diciamo, comincia a verificarsi nell'autunno del 78. Io premevo molto per risolvere questa situazione, perché veramente non era difficile conciliare delle idee così differenti. Quindi quando noi all'inizio io tentai
di sottrarmi alle responsabilità, per cui feci una lettera di dimissioni dalla direzione di colonna che non venne accettata, perché mi venne risposto che non ci si poteva dimettere dai ruoli di dirigenza, ma si poteva essere dimessi. Decidemmo di stilare questo documento, però davanti alla prospettiva di recarci in un luogo in campagna, che fosse vicino Orte, adesso non ricordo più esattamente, per scriverlo sotto sorveglianza dell'organizzazione, senza ovviamente nessun rischio però di pena capitale, nel senso che le Brigate Rosse permettevano tranquillamente alle persone di fuoriuscire, però noi scegliemmo di fare un atto di ribellione, non accettammo queste disposizioni e prendemmo ciò che c'era in casa, perché tra l'altro scappate cercando rifugio e cercando questo rifugio siamo arrivati in questa casa di via Giulio Cesare. Sì. Lei ha parlato di autunno 78 prima questo colloquio, siamo usciti attorno anche lì a cavallo tra il 78 e il 79. Senta, e come trovate questa casa di Viale Giulio Cesare 40? Questa casa ci viene, il contatto ci viene dato, ci viene presentato da, non ricordo se congiuntamente da Pace e Piperno o comunque attraverso il contatto che avevamo con loro. Sì, l'altra volta lei ha detto Franco Pace e Franco Piperno, ecco, sono queste persone. Allora qua? Erano tutti e due, sì. Noi fummo presentati come dei collaboratori della rivista Metropoli. Eravate amici di Lanfranco Pace e Franco Piperno? Beh, noi avevamo militato in Potere Operaio tanti anni prima, quindi la conoscenza era di molto tempo prima. E in entrambi erano di Potere Operaio, e in più durante il sequestro Moro noi avevamo avuto dei contatti con Pace per cercare di... Vi eravate frequentati con Franco Pace, Franco Pace e Franco Piperno? In che senso frequentati? Vi conoscevate bene? Sì, anche durante la militanza di Potere Operaio. Senta, avevano delle compagne Franco Pace? Questo non gliel'ho chiesto ai tempi, sinceramente, perché... Lei ha conosciuto Birgit Kraft, la conosciuta che è la compagna di Franco Piperno? Chi? Birgit Kraft. No. Non l'ha conosciuta. Senta, quindi voi siamo nell'autunno del 78 o poco più e andate in Viale Giulio Cesare? No, nei primi mesi del 79. Nei primi mesi del 79 andate in questa casa? Dopo aver un po' peregrinato in giro. Chi è la padrona di casa? Giuliana Conforto. La quale è all'oscuro della nostra identità, per quello che io ho capito. Senta, cadete dalla padella nella braccia, perché cadiamo nella padella nella braccia, ma questo è il mio karma. Diciamo alla corte, abbiamo prodotto anche documenti, ma ci sono le relazioni, la figlia di Giorgio Conforto, che è un agente doppio, un agente dell'Unione Sovietica, ma di fatto fa il doppio gioco anche per i servizi occidentali, americano e italiano, ed è molto citato in termini elogiativi da Federico Umberto D'Amato. Non sapeva che... No, proprio non lo immaginavo. Però ci è arrivato, ha detto, tramite Pace e Piperno. Sì. Che conoscevano questa signora? La conoscevano perché era una ricercatrice di fisica, mi pare. Per cui la conosceva Piperno tramite un'università. E lì poi dopo un po' venite arrestati. Come? E dopo un po' venite arrestati. Sì. Giuliana Conforto nomina come difensore l'avvocato Alfonso Cascone, che ci risulta essere stato avvocato difensore di vari brigatisti rossi. Non rammento il nome di questo avvocato. Cascone viene nominato per il Da Giuliana Conforto, che viene accusata di favoreggiamento.
viene nominato l'avvocato Cascone, che era anche avvocato di vari brigatisti rossi. Lei non ha ricordo di questa persona? No, anche perché, se non mi sbaglio, il processo alla Conforto fu separato da quello nostro. Certo, rispondeva di favoreggiamento, qui è fatto anche un noto intervento con Siga su questa storia. L'avvocato Cascone, che difendeva vari brigatisti, difendeva la Conforto, abbiamo dimostrato alla Corte, era un confidente a libro paga del Ministero degli Interni. Oh Madonna, no, scusate, il personale di Federico Umberto D'Amato. E quindi voi passate da Via Gradoli e passate a casa dell'agente doppio con l'avvocato. La casa era del Conforto? La casa di Giuliana Conforto. Vabbè. Infestata a Giuliana Conforto, cioè voglio capire. La casa dove loro vengono a Giuliana Conforto. Il padre è questa persona qua, che è Giorgio Conforto, un agente doppio. L'avvocato di Giuliana Conforto è un agente del Viminale, che è l'avvocato Alfonso Cascone, con tanto di stipendio abbiamo dimostrato. Ed era avvocato anche di brigatisti, anche dice. Brigatisti. Beh, abbiamo dimostrato i misteri della vita. Saranno coincidenze, però, ha capito? Non lo so, ma ne dicono di tutti i colori, anche di Tommaso Mancini, era il mio avvocato. No, è successo. Cioè, voglio dire, eravamo veramente, cioè, degli sprovveduti a pensare di poter cambiare qualcosa in un'Italia in cui eravamo circondati da... Senta! Sotto assedio. Ne abbiamo nominato Federico Umberto D'Amato, che era quello che... Oddio. Manipolava l'avvocato Cascone, difensore delle Brigate Rosse. Non conosco neanche, non mi dice abbiamo nulla. Abbiamo letto qualche articolo di stampa su Federico Umberto D'Amato riguardo alla sua, al Beboreale, al suo pentimento. Lei non sa chi fosse questo qua? Non ho memoria di questo nome proprio. Va bene. Senta, un'altra cosa. Nel periodo di crisi, diciamo, con le Brigate Rosse, stiamo parlando dell'autunno 78, però si occupa di trovare rifugio a Prospero Gallinari. Non è che mi occupo di trovare rifugio, tutti quanti ci eravamo attivati per cercare di capire dove potesse andare. Se può spiegare innanzitutto chi è Prospero Gallinari? Prospero Gallinari era anche lui un componente della direzione di Colonna. Con la ristrutturazione dell'autunno del 78 era anche all'interno del fronte della controrivoluzione a livello nazionale, con Barbara Balzarani, mentre io ovviamente ero stata tagliata fuori proprio per i miei problemi politici. Non mi ricordo più, perché lui prima era vissuto all'interno di via Montalcini nel periodo del sequestro. Con lo smantellamento della casa di via Montalcini, non ricordo più lui dove era andato e perché aveva bisogno di avere una casa. Siccome non c'è, a quei tempi si dovevano cercare i prestanome, io cerco proprio di ricordare il più possibile, i prestanome potevano affittare un appartamento oppure ospitare delle persone. Scusa che faccio un altro passo indietro, Prospero Gallinari chi era, se può spiegare? Gallinari era un componente delle BR di vecchissima data, uno dei primi fondatori. Era stato già arrestato, era evaso dal carcere, era arrivato alla direzione di Colonna di Roma. Quindi anche lui aveva un incarico direttivo? Sì, anche lui faceva parte, come ho detto, della direzione di Colonna e del fronte nazionale della Contro. Non ricordo più adesso le dinamiche esatte, però tutti noi eravamo attivati per cercare di trovare dei prestanome in continuazione. Dopo il sequestro Moro, nell'autunno sempre, erano confluiti nelle BR, era confluito un gruppo di persone, tra cui due
irregolari che erano molto ai margini, che però potevano avere un ruolo periferico di prestanome, nel senso potevano ospitare delle persone. E quindi tra tutti i contatti, alla fine in direzione di Colonna si decise di mettere in contatto Gallinari con queste due persone, e venne ospitato per un periodo, se lei si riferisce a sì, stiamo parlando dell'autunno 78, un periodo in cui lei era già in crisi, venne, però. Venne credo affittato un'altra casa, non lo so, perché io in quel periodo poi stavo abbastanza il conflitto con i dirigenti di Colonna era abbastanza forte, anche se io poi partecipai anche a un altro attentato che fu quello alla Digos, alla scorta di Galloni, quindi insomma era molto travagliato quel periodo. Gallinari venne ospitato per un breve periodo da queste due persone, che però chi si ricorda i nomi? Io mi ricordo soltanto che queste due persone a un certo punto dissero che non ce la sentivano, perché questo era, cioè, era troppo impegnativo. Senta, troppo, ma lei a noi ha fatto il nome di Norma Andriani e Carlo Brogi, sì, che si occuparono che erano di questo gruppo che era entrato dopo il sequestro Moro. Esatto. In epoca posteriore, che si occupano di trovare il rifugio a Gallinari. Sì. E disse: decidemmo di poterci fidare di loro. Nel nuovo gruppo dell'Andriani e di Brogi facevano parte due compagni di cui non conosco il nome e non ricordo neanche il nome di battaglia, i quali furono ritenuti idonei a svolgere la funzione di prestanome. Esatto. Allora ci chiarisca bene questa cosa, perché lei si trova in crisi con le Brigate Rosse, deve trovare casa a Gallinari, trova due soggetti nuovi che sono Norma Andriani e Carlo Brogi. No, non li trovo io, questi erano entrati all'interno delle BR tramite segreti, tra l'altro. Si fida di loro e loro una volta reclutano. Se vengono accettati dagli altri componenti della direzione di Colonna dopo tutti gli esami del caso che si facevano, a quei tempi è ovvio che il rapporto è di fiducia, non può essere altrimenti. Che trovano altre due persone che fanno da prestanome per Gallinari. E lei dice che i nomi non li sa. Non me li ricordo assolutamente. Non li ricorda o non li sapeva? No, ma credo di non averli mai saputi i nomi. Se le faccio il nome di Salvetti? Salvetti? No. No, certo Milioni, Fabio? No. Non avevo bisogno di conoscere i nomi veri. Non... Ma se si deve fidare di queste persone, no, perché in base a quale criterio si fida? Scusa, se non sa neanche come si chiama. In base al criterio che ci sono dei compagni che garantiscono per loro. Quindi dei compagni che garantiscono li devono conoscere. E certo. Cioè, quindi ci deve essere un'istruttoria su questo punto. Un'istruttoria è un termine. Istruttoria, cioè una valutazione un dell'affidabilità delle persone, delle loro condizioni di vita. Però le persone che facevano l'ingresso nelle BR non avevano mai un nome proprio vero, erano presentate come storia politica, non si diceva sta entrando Norma Andriani, si diceva sta entrando una compagna, e veniva fatta la presentazione, in quel caso credo che il gruppo fu contattato, anzi venne contattato Seghetti da questo gruppo. Veniva presentato come una compagna che ha questo tipo di storia politica, vive in questo quartiere, non ha mai avuto problemi con la giustizia, oppure sì, è stato un capopopolo, oppure no, ha avuto esperienze armate, oppure no. C'era una presentazione di questa persona da un punto di vista politico-militare, il nome di battesimo e il cognome non interessava a nessuno, ma non solo non interessava, era... come dire, un elemento invece perturbativo, perché poteva esporre queste persone all'arresto nel caso di... Ho capito, va bene, ci sono risultanze istruttorie di senso di segno contrario, ma ne parleremo con la mia. Io ho capito, io però la vivevo così.
Il segno contrario in che senso? È la testimonianza di un ufficiale dei carabinieri che ha ricostruito l'episodio in maniera parzialmente diversa. Un ufficiale dei carabinieri? Ma non la riguarda adesso, noi stiamo parlando di Francesco Cardinali, che è un dirigente dei carabinieri, quindi cosa ha ricostruito? Una cosa che... Non si preoccupi, devo rispondere alle mie domande e occuparvi da corte. Prospero Gallinari, dirigente delle Brigate Rosse, finisce in via Massimi 91. Questo l'avrà letto, anche se lei non questo l'ha... l'ho letto su internet. Ecco, c'è stata una commissione, avrà sentito parlare la commissione Moro, che ha fatto una relazione, e parla proprio di via Massimi 91. E ci va a finire però in che epoca? Ci va a finire circa nell'autunno del 78, su sua iniziativa, attraverso questi prestanomi. In via Massimi 91 si scopre che ci sono, guarda caso, anche qui. Guarda caso? Qui c'è una sequenza di coincidenze incredibili. Dopo via Gradoli e via di Giulio Cesare, via Massimi 91 c'è innanzitutto il cardinal Vagnozzi, Egidio Vagnozzi, che è una persona di importante livello, che ha avuto contatti con i servizi e ha avuto i contatti con il nostro protagonista, che si chiama Giorgio Di Nunzio, aveva un incarico di delegato apostolico negli Stati Uniti, ma è una figura secondaria, perché in via Massimi 91 ci abita anche Birgit Kratz, che era la compagna di Franco Piperno, quindi è persona che dovrebbe essere... Quindi questo appartamento di via Massimi 91... Che dove viene c'è l'attivante Gallinari, che viene procurata a Gallinari dai due innominati attraverso l'intervento della signora Paranda, ci abita il cardinale Gidi Vagnozzi, che abbiamo detto, cioè, abita lì nel palazzo, sì, abita nel palazzo, abita Birgit Kratz, che è la compagna di Franco Piperno, quello che ha trovato, d'accordo? E ci ha la sede soprattutto la Tumpain Company, detta anche Tumco, è una società dell'intelligence statunitense, è un organismo dei servizi di intelligence, ne ha parlato in questo immobile, in questo, quindi per un periodo, quindi vengono a coesistere nello stesso immobile Prospero Gallinari, il cardinale, la Kranz e la società, la compagna di Piperno, che ha procurato la dimora di Viale Giulio Cesare alla signora Faranda, e c'è questa società dell'intelligence statunitense, e c'è uno dei principali latitanti italiani, Prospero Gallinari, che finisce lì attraverso il suo intervento. È un'ennesima coincidenza questa qua. Ma temo proprio di sì. E sono tutte coincidenze. Senta, noi non eravamo all'interno di, non so come definirle, di strutture di controllo statali, per cui non potevamo sapere tutte le persone che vivevano. Ma visto un po', tutte le volte che si verifica, cioè, non avevamo l'anagrafe del quartiere quando ci muovevamo. Va bene, lei considera una coincidenza. Ma io sì, per forza la considero una coincidenza, perché non... Cioè, non posso considerarla diversamente. No, ma intanto sono dati di fatto, poi si valutano se sono coincidenze o no. Ah, certo, non sta a me. Qui ci sono le relazioni parlamentari che non sta a me. Senta, l'ultima domanda per ora. Lei, il 19 marzo del 2018, appose il like sotto questa fotografia, se la possiamo far vedere. 1918, 19 marzo del 18. 2018, chiedo scusa. La facciamo vedere anche alla corte. È leggibile questa foto? Giorgio Di Nunzio, che era il padre di un mio contatto di Facebook, che io non ho mai conosciuto. Allora, vabbè, lei ha messo il like sotto questa fotografia di questo signore. Il signore si chiama Giorgio Di Nunzio. Allora, ha messo questo like, ci abbiamo anche la scheda qui, sì. Per cortesia, per questo mio contatto. No, è un'altra coincidenza. Le chiedo, come mai lei mette un like sotto la figura di questo signore? Sa chi è questo signore? No, sapevo solo che era il padre di questo mio amico. Allora, ma che tipo di amicizia era? Perché lei ha detto una cosa... Soltanto virtuale. Virtuale, cioè non l'ha mai conosciuto Roberto Di Nunzio? No, mai di persona. Roberto Di Nunzio posta, si dice, la fotografia di suo padre Giorgio, e
è un nome molto risuonante in questa istruttoria, e lei ci mette il like. Che vuol dire amicizia virtuale? Vuol dire che l'avevo conosciuto attraverso un gruppo di amici di Facebook che con cui avevamo una, come si può dire, una chat in comune, da cui lui poi uscì perché ebbe degli attriti con altri componenti di questo gruppo, e dopodiché non ebbi più notizia, non ne sente. Ma qual è l'interesse concreto che la porta a mettersi in contatto con Roberto Di Nunzio e a mettere un like lì sotto? Questo è un soggetto particolare, sa. Faceva l'intermediario per conto di Licio Gelli in questioni che noi riteniamo essere legate al terrorismo. Intermediario finanziario. Ma qual è l'interesse concreto che l'ha portato a fare? Nessun interesse concreto. È una coincidenza anche questa? No, non è una coincidenza, sono come dire, dei meccanismi dei social, per cui se tu hai degli amici più stretti che fanno parte di un gruppo e c'è anche quest'altra persona, non è che puoi indagare anche lì, perché magari ti rilassi dopo tutta la vita che hai fatto, vabbè. Dici vabbè, siamo sui social, rilassiamoci. Ma se neanche lì ci si può rilassare, è un inferno questa vita. Senta, ma questo al suo amico Di Nunzio, prima di pubblicare la foto del padre, aveva parlato della storia del padre? No. Per il pubblico estemporaneamente la foto del padre. Ma sì, come tutti, per lei va su Facebook. Ma era il 19 marzo, la festa del papà. Se lei va su Facebook ci sono le foto dei padri, dei nonni, delle mamme, degli zii. Io le chiedevo qual era l'interesse concreto a avere il contatto con questa persona e l'interesse concreto a mettere questo like, perché per noi è una persona particolare, tutto qua. Guardi, non c'era veramente nessun interesse concreto, l'interesse era semplicemente quello di fare un atto di cortesia e di carineria a una persona che partecipava a una chat comune. E lei come c'è finita in questa chat? Dunque, dove c'era anche Roberto Di Nunzio, il figlio di Giorgio? Ecco, è questo che ci spiega qual è l'interesse a entrare in contatto con questa persona, perché uno può pensare che sia una casualità oppure che lei avesse un interesse a seguire le orme di quella persona. Non c'era un interesse particolare, non poteva esserci, perché per me era un emerito sconosciuto, era semplicemente un giornalista che pubblicava delle cose interessanti dal punto di vista delle notizie, faceva valutazioni. E chi mi ha invogliata non mi ricordo, c'è una mia amica attrice, c'era una psicologa, c'è un compagno del PD emiliano, c'è in questa chat c'erano. Vabbè, io non ho altre domande per ora, se il collega ha una domanda. Sì, non era una chat tra me e lui, Come? Non era una chat tra me e lui. No, sì, c'erano varie persone, però io volevo sapere il suo interesse, qual era. Il mio interesse era che c'erano all'interno di questa chat delle persone molto, molto carine, molto disponibili, che sono anche mie amiche nella vita, come questa. Però no, Roberto Di Nunzio, che non ho mai conosciuto personalmente. Senta, l'ultima domanda per ora. Lei ha abitato nell'appartamento di Via Gradoli 96, nel covo di Via Gradoli, perché poi quando intervenne la forza pubblica scoprì delle cose incredibili lì. Però mi pare di capire, la signora se n'era già andata. Se n'era già andata, che l'aveva ceduto a Moretti e Balzarani, che facevano parte della direzione, cioè gli organi esecutivi delle Brigate Rosse. E dov'era questo appartamento? Che piano era, se lo ricorda? No, non me lo ricordo. Non si ricorda? Era uno dei primi piani. Uno dei primi piani, non era in alto, il secondo, il terzo, non me lo ricordo. No, dopo tanti anni veramente. Sì, sì. Non ricordo. Senta, questo appartamento aveva un amministratore? Sì. Purtroppo sì. Ecco, no. Io non le voglio mettere la risposta in bocca, però lei al suo tempo ci fece il nome di questo, ci dica chi era questo qua, se si ricorda il nome, se no glielo ricordo io.
Guardi, mi è ritornato in mente perché il nome era veramente particolare, molto particolare. Mi è ritornato in mente tempo fa, poi vabbè, sta su tutti i giornali adesso, per cui non è Dica facile la corte. dimenticarlo, Catracchia, ma il nome di battesimo non lo ricordo. E lei aveva avuto a che fare, perché ha detto purtroppo, ha avuto a che fare con questa persona? Purtroppo perché adesso sono qui. Purtroppo No, perché vabbè, lei non è comunque qui un per forza, è amministratore qui per tutto il resto. sempre, comunque un problema per chi vive in un covo, perché è una persona che devi gestire, da cui ti devi fare notare il meno possibile, per cui lui si occupava, se non mi ricordo male, delle bollette che noi dovevamo pagare a lui. E quindi il contatto era il più rapido possibile, cercando proprio di essere meno notati possibile. Questa era sempre la nostra politica di comportamento, il nostro modo di comportarci, perché era comunque una presenza scomoda, che poteva notare delle cose strane, che poteva sempre essere comunque una persona che controllava quello che succedeva nell'appartamento, questo è il problema vero. Grazie, per ora è finita, grazie Presidente. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Buongiorno, signora Faranda. Buongiorno. Ripercorro alcune cose che ha già dichiarato facendo una serie di domande. Allora, è interesse di questa difesa riprendere un punto in cui si era interrotta all'inizio della deposizione, quando ha iniziato a spiegare alla Corte il progetto di attentato in piazza Giochi Delfici, ha già detto. Ecco, io invece le chiedo un dato legato proprio alla logistica della mattina del sequestro dell'onorevole Aldo Moro in via Fani. Ecco, vorrei che spiegasse alla Corte sostanzialmente in quell'azione lei che ruolo ha avuto nella fase preparatoria. Nella Non fase era in via Fani quella mattina, lo sappiamo, sì. però nella progettazione di quel momento, ecco, che ruolo ha avuto. Nella fase preparatoria, diciamo che noi avevamo appurato che il presidente andava in piazza dei Giochi Delfici. Saltato il progetto di piazza dei Giochi Delfici, noi dovevamo individuare un altro luogo adatto lungo la strada che lui percorreva e quindi facemmo la strada a ritroso. Se lo vedevamo arrivare da via della Camilluccia, noi ci sistemavamo in via della Camilluccia appena c'era un incrocio per capire da dove provenisse e così via via risalimmo tutto il suo percorso fino a via Trionfale dove c'era la sua abitazione, via del Forte Trionfale, non sono Esatto. d'accordo. Comunque dove c'era la sua abitazione. E dopo aver appurato che quello era il percorso e aver verificato che lui lo faceva praticamente tutti i giorni, tutte le volte che usciva di casa, a meno che non si recasse ad un'altra chiesa che era invece su Via Trionfale, e allora cambiava completamente. Però quello lì su Via Fani era il percorso più frequente, praticamente era, non so, 9 volte su 10 almeno. E, riconsiderando tutto il percorso in direzione di Colonna, si valutò che probabilmente l'unico posto in cui queste macchine potevano fermarsi era dove c'era lo stop di Via Fani. Quindi avete fatto questa valutazione strategica, diciamo, immaginando un percorso che anche quella mattina sarebbe stato fatto, anche se non escludevate percorsi differenti in astratto. Ma c'era una probabilità Su su 10. 10, sì, è una cosa, anzi, forse anche di più di 10. Quindi valutammo che comunque andava bene, comunque provarci. E nel momento in cui non fosse passato, si sarebbe aspettato qualche giorno, perché ovviamente
erano state forate le gomme al camioncino di Spiritide, il fioraio, proprio per evitare che si trovasse sulla linea di tiro, e non si poteva ripetere l'indomani, ovviamente. Ecco, quindi il camioncino del fioraio, Spiriticchio, anche lui, sì, un cognome che si ricorda, diciamo, un po' come Catracchio, sono nomi un po' particolari, Spiriticchio, sì. Avevate appurato che era sempre parcheggiato sulla destra prima dell'incrocio con Via Stretta, sì, se ricordo bene. Sì. E chi forò le gomme? Due compagni che non ricordo, voglio interrompere il collega, signora Faranda. Io sì. ho compreso le domande alla Procura Generale sulla contestualizzazione della testimonianza rispetto alla sua posizione, alla sua figura e quant'altro, però che noi ci dobbiamo, non credo che per quel poco che conosco di questa vicenda, però c'è una contestazione, mi pare capire, di favoreggiamento su uno specifico, il fioraio, Spiriticchio e quant'altro, mi pare che si voglia rifare un po' il processo. No, non è così, collega, e spiego perché. Giustamente lei non era alle scorse udienze, alla scorsa udienza. Esattamente dove c'era l'auto del fioraio Spiriticchio forata nelle gomme da qualcuno, dico bene, signora Faranda, sì, dell'organizzazione? Sì, credo Seghetti con qualcun altro, adesso non ricordo. Ecco, in sostanza al posto di quell'autoveicolo viene ubicata una Mini Morris di colore bleu di proprietà della società Poggio alle Rose SRL, che ha sede in Piazza della Libertà 10, dove ha sede la Fidrev SPA, che è una società ufficialmente, abbiamo già documenti prodotti, del SISD dell'epoca, e ha sede l'Immobiliare Grado di SPA, che fa capo è legata alla vicenda dell'imputato Catracchia in questo processo. Quindi la ratio della domanda è capire la sostituzione sostanzialmente, del furgoncino del fioraio in quel luogo dove avviene l'agguato alla scorta dell'onorevole Moro. La teste sta rispondendo, è avvenuto attraverso una valutazione preventiva di eliminazione di quel furgoncino, ma poi al posto di quel furgoncino viene piazzata da qualcuno una Mini Morris blu di una società che ha sede legale nello studio Palandri, se l'hanno riferito dei testi la volta scorsa, eccetera. In questo contesto in cui credo che l'accusa privata e pubblica stanno cercando di risalire, insomma, alla presenza di terze forze che in qualche modo connettono Brigate Rosse e terrorismo di altra natura, sia pure molto alla lontana, la domanda ci può stare. Però, avvocato, limitiamoci a questo. È questo, ma il senso era solo questo. Io però vorrei chiarire una cosa: il problema non era il furgoncino, il problema era il fioraio. Certo. E quindi sulla linea di tiro si poteva trovare il fioraio, cioè noi rischiavamo di uccidere una persona che non c'entrava nulla e volevamo ovviamente evitarlo. Sostituzione è un termine tendenzioso, perché sembra che il camioncino fu sostituito da un'altra macchina. Certamente non da voi, immaginiamo. Era assolutamente, non da voi. Poteva esserci parcheggiato chiunque lì. Il problema per noi non era che ci fosse parcheggiato qualcuno, il problema è che ci fosse una persona. Quello che stiamo capendo però qui è che un conto è quello che pensava lei o pensava lei qualcun altro, un conto è quello che probabilmente è accaduto. Ma sicuramente, ma allora non è una domanda che può fare a me. Dire quello che pensavo io. Miranda, io non stavo chiedendo, io ho fatto tutta questa, diciamo, esposizione per spiegare al suo difensore la ratio di questa domanda, quindi quello che mi ha sentito dire rivolto al collega non è qualcosa che verrò evidentemente a chiedere a lei. Ecco, a me interessava esattamente sapere se il gruppo brigatista che agisce in Via Fani fa una valutazione sul togliere di mezzo quel furgoncino. Lei me l'ha detto anche spontaneamente, qualcuno di voi forò le gomme per evitare che ci fosse la persona, non il furgone. Al momento lo scopo non è rilevante, il problema è oggettivo, che si fa in modo di eliminare il furgone. Non il furgone, di eliminare di evitare la presenza di una persona che aveva sul furgone. E quindi poteva anche esserci qualcun altro che andava a acquistare i fiori in quel momento. Sul furgone.
cioè era un elemento che voglio dire, si tentava però di proteggere le persone strane. Questo è quello che hanno detto a lei. In realtà qualcuno, dicendo che bisognava proteggere il Fioraio, in realtà probabilmente voleva mettere un'altra macchina. Beh, questa è una valutazione, della parte civile, ovviamente, quindi ma lei non deve turbarsi di questa domanda, visto, diciamo, ma non posso avallare neanche ipotesi, sono assolutamente lunari. Per voi era questo lo scopo? Per noi era questo. Per voi era questo. Evitare la presenza di persone che potessero quello che ha dichiarato mi è super chiaro, non ho dubbi, l'ho compreso, il suo punto di vista sulla questione è chiarissimo. Le chiedo, all'interno del gruppo, diciamo, di fuoco che ha agito quella mattina, chi fece la valutazione sulla necessità di evitare il rischio per il fioraio di venire coinvolto? Tutta la direzione di colonna, nessuno in particolare. Glielo chiedo, avevate già appurato che quel furgone del fioraio sostava normalmente lì in appostamenti, in attività preparatorie? Sostava lì, certo. Noi avevamo appurato che c'era un bar chiuso, perché se il bar fosse stato aperto non avremmo fatto l'azione lì. Sta alludendo al bar Olivetti? Esatto, sì. Quindi quella era una situazione tranquilla, perché non c'era nessuno che mandasse e venisse. L'unico elemento di disturbo, nel senso appunto che poteva coinvolgere persone estranee, era un fioraio che si trova proprio all'angolo, dove potevano andare persone a acquistare i fiori, che comunque poteva essere, come dire, una meta, per cui nel momento delle azioni si rischiava di sparare a gente che non c'entrava nulla. Ecco, questo l'avevate appurato, signora Faranda, in attività preparatorie, in appostamenti, ecco, in quelle che erano, non so se si definivano inchieste d'organizzazione. Io ho fatto il processo alle nuove DR per i fatti di Marco Biagi, così lo definivano, emulandovi, ecco. Si chiamavano inchieste. Inchiesta, ecco, nell'attività di inchiesta quindi emerge la questione del fioraio, sì, e la togliete di mezzo in queste cose. Ipotizzavate che ci potesse essere qualcuno che si andava a parcheggiare al posto del furgoncino, come effettivamente poi è avvenuto? Una macchina vuota non ci interessava, a noi ci interessava che non ci fossero esseri umani, okay. Esattamente il motivo per cui è stata bloccata la strada in fondo, ed è stata bloccata la strada all'ingresso, proprio perché non venissero coinvolte persone strane. Ecco, le chiedo un'altra cosa. Lei, per questa azione, che tipo di attività ha fatto preventivamente? Ha, risulta dagli atti anche della Commissione Moro, acquistato dei... Ah sì, ho acquistato, ecco, i fregi, se non mi sbaglio, dell'Italia. Sì. Dell'Alitalia, di piloti di Alitalia, quindi, in un negozio vicino via Nazionale. Insomma. Quindi il progetto era quello di camuffare, travisare alcuni membri del gruppo di fuoco da piloti dell'Alitalia. Sì, era venuta questa idea perché lì c'erano hostess, sono zone in cui abitava, ed era, non poteva essere una divisa perché avrebbe dato nell'occhio, non potevano essere persone che lavoravano perché avrebbero dovuto lavorare, e persone ferme ad un angolo con le borse fisse dopo un'ora di attesa, dopo 10 minuti, se si fosse dovuto ripetere l'azione, avrebbero dato nell'occhio. Cos'è che non dava nell'occhio? Una professione qualsiasi che però giustificasse i borsoni. Ecco, dove si erano ubicati? Steward o piloti dell'Alitalia. E ricorda dove nella vostra progettazione di quell'azione erano ubicati, dove dovevano essere collocati i suoi... Dalla parte del bar Olivetti, tutti quanti, c'erano delle siepi, delle cose, si poteva aspettare facendosi notare pochissimo. Ecco, le chiedo questo, nella progettazione dove doveva essere portato l'onorevole Moro nell'immediatezza? Siamo ancora qua in tema? Siamo forse troppo avanti. Siamo nel tema, mi sto riferendo alla deposizione del test Giraudo, questo è il senso della domanda, quando il test Giraudo fa riferimento al dopo sequestro Moro, pagina 84 del verbale di dichiarazione. Prego.
Chi è Giraudo? No, Giraudo mi stavo rivolgendo alla Corte. Okay. Ecco, le chiedo, dove dovevate portare l'onorevole Moro immediatamente dopo l'attentato di Via Fani? Al luogo in cui sarebbe rimasto per tutta la durata del sequestro, che era Via Montalcini. È stata fatta una tappa intermedia in una piazzetta lì vicino. Non può essere via Licinio Calvo. No, assolutamente. Via Licinio Calvo non era un posto possibile per Madonna del Cenacolo, forse, piazza Madonna del Cenacolo, che a quei tempi, perché uno deve ritornare sempre all'epoca. Non può valutare le cose con gli occhi di oggi. Noi non e a quell'epoca quindi. Non c'era nessuno lì in quella piazza, praticamente c'era una parte con un muraglione davanti, una piazza con un muraglione semicircolare, se non mi sbaglio, comunque c'era un muro molto alto, le macchine passava una ogni 20 minuti, era un luogo tranquillissimo dove si doveva trasbordare il presidente Moro all'interno di un pulmino, adesso non mi ricordo perché io proprio non avendo partecipato ho solo la memoria della preparazione. Ecco, macchine utilizzate per l'azione, quante erano, signora Faranda? Devo ricostruire, è quella che fermò le macchine, una, due, quella di Seghetti che la porta via, tre, quella del blocco dietro. Tre quindi macchine. Forse tre. Ecco, queste macchine lei... Guardi, non me lo ricordo. Glielo chiedo, siccome lei quella mattina ci conferma non era in Via Fani. No, non era in Via Fani. Ecco, lei ha saputo dai membri del gruppo di fuoco dove le macchine coinvolte in quell'operazione furono lasciate? L'ha mai saputo? Io non ho saputo dettagliatamente, mi ricordo che quando veniva fuori, ogni volta che veniva fuori era stata ritrovata una macchina, tutti quanti dicevano ma sono ciechi, ma come non le hanno viste che sono sempre state lì? Questo è il commento ricorrente che io sentivo, tutto qua. Non sa se per caso qualcuna di queste macchine fosse dopo aver fatto una cosa del chiedo, genere, signora, mi scusi. Se lo sa, allora la domanda è se lo sa oggi, se l'ha mai saputo o può anche non averlo ovviamente mai saputo. Quindi io è una domanda aperta che le faccio come ex brigatista rossa che ha partecipato comunque a suo modo alla preparazione di un'azione, non ha fisicamente partecipato quel giorno a Via Fani e ha parlato però con i membri dell'organizzazione dopo l'attentato. Quindi lei ha mai saputo se per caso una o più macchine usate per l'attentato è stata lasciata dagli altri componenti del comando in via Licinio Calvo nei pressi di Via Massimi? Questa è la domanda. Guardi, no, non è che nessuno mi ha detto dove erano state lasciate le macchine. Lei si deve anche mettere nei panni di ragazzi che hanno fatto una cosa enorme, gigantesca, terribile. Mi permetta, signora, possiamo definirle come le parole hanno un senso. Le tue parole lei lo sa. Lei lo sa che le parole hanno un senso. Certo. Le dispiace se invece di usare il termine ragazzi usiamo il termine terroristi? Terroristi come vuole lei. Un gruppo di giovani terroristi fa un'azione enorme, terrificante, sta sotto shock. L'ultimo problema è il particolare di dove è stata lasciata una cosa o un'altra. Siamo davanti a una cosa gigantesca che cioè, viene solo l'ansia a pensare che veramente si può gestire una cosa del genere, cioè credo che veramente questi particolari fossero la cosa più insignificante, non l'ho saputo, io so che quando le ritrovavano piano piano si diceva non l'hanno viste prima, sono sempre state nello stesso posto, perché nessuno dotato di buon senso sarebbe ritornato in quel luogo per spostare una macchina rubata, usata
per un'azione del genere, cioè dovevamo essere veramente dei dementi. Dementi lo siamo stati, ma non fino a questo punto. Queste sono altrettante valutazioni che poi spetterà a noi, alla Corte e alle parti, certo, a ogni parte processuale fare. Veniamo a Via Massimi 91. Ho capito bene che i vostri referenti per passare a Prospero Gallinari, il contatto sono la Franco Pace e Franco Piperno, ho capito bene? Chiedo scusa, Brogi e e Andriani, grazie collega. Sì. Sono Brogi e Andriani i vostri referenti? Erano coloro che erano, sì, che avevano portato il gruppo di cui facevano parte questi due simpatizzanti. Ecco, questi e avevano rapporti loro stessi con Franco Piperno oppure no? Ma questo non glielo so dire, non ne ho la minima idea. Ecco, lei non ha mai avuto contatti, quindi, diretti con uno di questi due referenti che poi pochi. La donna. Lei credo di sì, ma guardi, a distanza di tanto tempo io non me lo ricordo più, perché erano irregolari come altri, cioè non era un... cioè io non lo consideravo così importante da dover memorizzare. Mentre Morucci ha incontrato la figura maschile. Non ricordo più, forse... Poi in un'occasione io l'ho incontrato entrambi, io non riesco più a ricordare. Allora, io ho in mano il verbale, abbiamo un verbale dove un altro teste ci ha riferito che la Faranda si occupò di contattare... È un altro teste questo. È stato sentito in istruttoria, in istruttoria. No, penso che si riferisse a verbali della signora. No, non ci sono verbali. Allora, non ci sono verbali della signora su... Sì. Vabbè, la domanda si può fare come domanda su... È un dato conoscitivo, già emerso nel corso di circostanze riferite, non è tecnicamente una contestazione. Arrivo. Un secondo. Utilizzando quindi questo dato conoscitivo già patrimonio della Corte, lei sa per caso che professione svolgevano queste due persone? L'ha mai saputo? Non me lo ricordo. O l'ha saputo anche a seguito delle audizioni nell'ultima commissione Moro? Ma può darsi, ma non l'ho neanche memorizzato, perché sono cose così lontane che a me non riguardavano più, perché io non vedevo l'ora di andarmene da quell'organizzazione, mi scuso. No, glielo dico perché milioni... Ero costretta comunque ad assolvere dei compiti, però non è che era proprio... In questo processo stiamo ipotizzando che la compartimentazione che al vostro interno voi seguivate sia stata utilizzata come presupposto da qualcun altro per gestire determinati fenomeni di terrorismo, tanto per essere chiari. Sì. Le chiedo quindi, Milioni, che è il nome, il cognome della figura maschile che porta in via Massi 91, era un capitano dell'aeronautica militare con impiego in progetti speciali della NATO. Se le dico questo... Lei cade dalle nuvole o ha qualche, diciamo, elemento di dubbio che nel tempo le può anche successivamente ai fatti? No, essere... io capisco adesso, soprattutto adesso capisco benissimo come loro fossero spaventati. Fossero stati? Spaventati, che si siano tirati subito indietro. Chi? I due. La coppia Milioni Salvetti. La coppia che ospitava Prospero Gallinari. Durò pochissimo questa ospitalità, perché loro erano molto preoccupati e molto impauriti, e immediatamente, io non so quanto tempo passò, ma non risulta che sia stato proprio un passaggio repentino in questo covo. Passò pochissimo tempo e loro ci dissero: no, scusate, è troppo pesante, non ce la sentiamo. Ecco, lei all'interno di questo covo quanto tempo è rimasta? Io? Lei è transitata mai in questo corso? No, stiamo parlando dei Via Massimi 91. Dei due. Mai.
Sì, sì, no, io chiedo se lei è mai transitata. Mai, anche perché era una zona in cui potevano conoscermi delle persone, perché io abitavo con mia madre, dai 13 anni fino alla mia latitanza, abitavo in via Tito Livio che sta di fronte. Avevo degli amici in quella zona, vecchi compagni che potevano riconoscermi. Quindi il covo è ma stato, chiaramente non sarei è stato mai frequentato da Prospero Gallinari, quindi il covo. Ma ritengo proprio di sì, sì, e perfetto, basta. Perfetto. Ecco, facciamo un passo indietro, andiamo al covo precedente, andiamo al covo di Viale Giulio Cesare. Rispetto a questo episodio, lei ha mai avuto contatti con un'autorimessa, un carrozziere di nome Bozzetti che stava nei pressi di Viale Giulio Cesare? Un'autorimessa che stava nei pressi di Viale Giulio Cesare? Sì, ha mai acquistato autoveicoli presso Autocia? Ah, sì, sì, ma non era vicino Viale Giulio Cesare. Ecco, ci racconti un po' di questo luogo, è un tema di processione dei testi ammessi nella nostra lista su questo dato. Avevo acquistato una Meari e una 112 in tempi immemorabili. Sì, sì, ha una memoria precisa su tutto. Antichissimi. Sapevo che mi pare che si chiamasse Olindo, esatto, sì. Ecco, era un vecchissimo amico di Valerio Morucci, perché abitavano non nello stesso palazzo addirittura, oppure comunque si conoscevano da quando erano proprio adolescenti, o se non bambini addirittura. E quindi pensavamo che ci avrebbe consigliato bene, fatto dei prezzi buoni. Uno quando compra una macchina va così. Ecco, avevano consapevolezza questa persona e chi lavorava all'interno di questa autofficina? Aveva coscienza di chi eravate voi, diciamo, nella vostra veste clandestina? Ma la nostra veste clandestina non credo proprio. Cioè, sono acquisti precedenti questi? Sì! Sì, però un attimo, siamo nel 1978-79, sì. Quindi siamo nel, no, se periodo l'acquisto nel 78 è un'altra cosa. Ecco. Ma io l'ho acquistata... Sì, no, gli acquisti delle auto sono precedenti, però... Durante il sequestro Moro io non è che andavo in giro per autorimesse, non li vedevo la questi due. La frequentazione di questa autoficina, no, risulta essere, glielo chiedo, diciamo, in epoca successiva a questi acquisti, avete continuato a mantenere contatti col personale di questa autofficina? Avete avuto occasioni per riparazioni? A volte ci abbiamo avuto occasione di ritornarci, ma comunque non sotto il sequestro Moro, non in epoca successiva, cioè quando vi trasferite in Viale Giulio Cesare. Può darsi in epoca successiva, perché sì, dopo che eravamo usciti, dopo la nostra fuoriuscita, è possibile che sono stati ripresi dei contatti, perché comunque noi, cioè non ricordo esattamente per quale motivo, però siccome eravamo alla ricerca comunque di appoggi, di situazioni di sostegno. Non esclude quindi di essere andata per anche delle riparazioni comunque in questo luogo? No, non lo escludo. Riparazioni mi sembra difficile, perché erano anni ormai che andavamo in giro in autobus, che non possedevamo auto. Quindi avevate, se non delle riparazioni, dei contatti con queste persone per qualche motivo? O Valerio Morucci, magari non lei? Sì, sicuramente, ma appunto per amicizia, per chiedere se c'erano... Se le faccio un po' di nomi. Dario Bozzetti. Sì, mi pare che fosse il uno dei proprietari, sì, ecco, sì. Lei l'ha conosciuto questo Dario Bozzetti in questa città? Certo, andando lì a acquistare la macchina c'era anche lui, sì. Salvatore Pomes le dice qualcosa? No. Ecco, lei ha non mai saputo ricordo, se in quel luogo... Che ci fosse anche ma io non glielo non chiedo, ricordo. Ha mai saputo se in quel luogo, oltre alle attività, diciamo, di aggiustamento macchine, si facesse anche attività di falsificazione documenti per altri gruppi criminali romani? Glielo chiedo. Per altri gruppi? No, non mi pare. Non l'ha mai non saputo. Non l'ha mai saputo. Arrivo.
la scelta dei covi, vediamo un attimo a un tema di organizzazione, siete un gruppo terroristico e dovete scegliere dei posti sicuri. Sì. Andiamo a monte, lei ci ha detto che è entrata nell'organizzazione, se non ricordo male, nel 76. Alla fine del 76. In epoca precedente militava in altri gruppi, credo. Sì. Autonomia operaia forse? No, non era autonomia operaia, era dunque, io venivo da Potere Operaio, dopo la scissione, il convegno di Rosolina a mare in Veneto si spaccò in diversi tronconi, c'era diciamo che già lì ci fu un gran macello, per cui ci furono diversi gruppi che si formarono, che erano già armati e che iniziavano su questo terreno, e furono io partecipai a due di questi gruppi, che erano, di cui non ricordo più le sigle esattamente, LAP e FAC, una cosa del genere. Io non ricordo più. Comunque ci ha parlato del fronte logistico prima, di cui faceva parte Morucci, del fronte della controrivoluzione, sì, di cui faceva parte, e ha parlato della direzione di Bologna. Di Colonna. Colonna. Ah, pardon. Allora, ho sentito male, no, a causa, sì, delle Bologna, non proprio. Ecco, dovete scegliere comunque dei covi sicuri. Ecco, quali sono i criteri che la vostra organizzazione terroristica prescelieva per individuare dei canoni di sicurezza utili all'organizzazione? Come dicevo prima, non potendo disporre di un'anagrafe del quartiere, dovevamo affidarci semplicemente a quello che più o meno si capiva o si intuiva. E zone abbastanza tranquille, residenziali o comunque, come posso dire, abitate da persone normali con cui si poteva mimetizzare. Quindi il criterio era quello della mimesis, della, sì, diciamo, il principale era questo. Ecco, quando lei acquista un appartamento per conto dell'organizzazione in via Albornoz, sì. Ecco, la scelta dell'appartamento di via Albornoz segue i criteri che ci ha. Segue più o meno questi criteri, però appunto c'è un imprevisto. Quando io do la caparra, non mi ricordo se il vecchio padrone di casa mi dice. E comunque lì sarà tranquillissima, perché di fronte c'è un, non mi ricordo se mi ha detto un poliziotto, un carabiniere. Si immagini che una sera mancava la luce sul ballatoio e quello che abitava dove lei andrà ad acquistare faticava a trovare la serratura. Questo ha sentito rovistare e si è trovato all'improvviso preso alla gola con la pistola puntata, perché si era insospettito il dirimpettaio. A quel punto io riferisco in direzione di Colonna che c'era questa situazione in quell'appartamento, e si valuta che è una situazione che desta allarme, e quindi si perde la caparra e non si chiude più il contratto d'acquisto. Ecco, quindi non l'ha acquistato alla fine? No. L'appartamento no, di via Albornoz, soltanto non mi ricordo se era già l'acquisto o solo la caparra, non riesco più a ricordarmelo. In che anno l'avrebbe acquistato? Temo che fosse anche qualcosa di più della caparra, non ricordo. Non può essere l'anno 74 quello dell'acquisto di via Albornoz? No, assolutamente, era dopo il sequestro Costa, perché dopo il sequestro Costa c'è stato. C'era la disponibilità di avere dei soldi e si decise anche di prendere di investire anche in delle situazioni più stabili che non soggette agli umori dei prestanome. Ecco, il notaio rogante in questo caso lo avete scelto con che criteri? Avvocato, io lo prendo, perché è tutto interessante. Beh, è il notaio Fenualtea che ha firmato gli atti anche su.
Gesù mio, cioè il notaio credo che l'abbia portato all'altra parte, cioè non l'ho scelto certo io, cioè un clandestino delle BR non è che va in giro per notai, sì, con i notai, certo, di fiducia. Ecco, lei aveva disponibilità personalmente economiche per acquistare appartamenti o no? No, io le avevo avute dopo la morte di mio padre, ma era una casa che era stata acquistata. In che anno siamo? In quella, in l'anno in cui siamo, eh? 71, 72, non ricordo. Ecco, acquistò quindi un altro immobile a Roma all'epoca? Sì, ma non facevo parte di nessuna organizzazione in quei tempi, cioè... avevo la bambina piccola e papà era morto, c'era questa possibilità di... Ecco, torno un attimo, sì, signora Faranna, in via Gradoli. Oltre al civico 96, dove avevate appunto questo covo, ricorda anche un box dove veniva posto un autoveicolo al civico 75? No, non ho capito. Cioè la locazione, diciamo, del 96 aveva come collegamento anche un box auto al civico 77, ne ha ricordo di questo? No, non ricordo assolutamente, mi dispiace, se prima potevo ricordare qualcosa adesso proprio. Al civico 77, chiedo scusa. Morucci aveva cognizione, diciamo, della locazione degli immobili da parte dell'ingegner Borghi alias Mario, di Mario Moretti in via Gradoli? Morucci era informato del, diciamo, prima di entrare in questo covo, dell'esistenza del covo di via Gradoli 96? Questo non lo so. Lei ha saputo in epoca successiva, nel 1979, che alcuni di questi luoghi, cioè questi appartamenti, erano entrati nella disponibilità del Vincenzo Parisi, poi vice direttore del SISD, no, e capo della polizia? Assolutamente no. L'ha saputo in epoca anche successiva? No, l'ho saputo adesso guardando internet. Non potevo assolutamente saperlo, anche perché da quello che ho letto usava dei prestanome, per cui come facevo a sapere che quell'appartamento intestato ad Annalisa Pirintelli era parente di Parisi? Ecco, i criteri di sicurezza riguardavano, ce lo ha detto con l'episodio appunto di prima, di via Albornoz, anche il vicinato. Quindi facevate inchiesta anche su chi erano i vostri vicini? Era a naso, il mio naso in quel caso sbagliò pesantemente, perché però era un po' a intuito, un po' perché si guardava la gente che andava in giro, ma non si poteva fare un'inchiesta sui vicini di casa. Ecco, lei ricorda nel periodo in cui ha occupato l'appartamento dell'interno 11 di via Gradoli 96 dei vicini di nome Lucia e Gianni? Sto alludendo a Lucia Mocbel e a Gianni Diana, che erano proprio di rimpettai nel vostro pianerottolo. Ma noi cercavamo di evitare tutti i vicini, per cui non li andavamo certo a cercare. All'interno di quell'appartamento di via Gradoli 96, può riferire se avevate macchine da scrivere? Ma macchina da scrivere non ricordo. O strumenti idonei a creare un ticchettio, diciamo, che potrebbe essere una macchina da scrivere o qualche altro strumento per fare comunicazioni all'epoca? Una macchina da scrivere non ricordo. È possibile che ci fosse una macchina da scrivere? Sicuramente non c'era nessuna apparecchiatura di alfabeto Morse. Ecco, perché dice, io non ho parlato di apparecchiature alfabeto Morse? Perché è stato tutti i giornali. Ecco, ci spieghi un po' perché ci dice questo. Che l'ho letto in tutti i giornali, sono anni che si favoleggia di queste trasmissioni. No, non si favoleggia, ci sono dei verbali di dichiarazioni della signora Mocbel, che è testa di questo processo e che verrà a deporre, e vedremo cosa ci dirà, lei. Che dicono che si ascoltavano dei segnali che potevano essere
o di una macchina da scrivere o di un alfabeto morse, come ha detto lei, e si è detto che ha avvertito la questura di Roma e un personaggio che si chiama Elio Cioppa, che è risultato poi iscritto alla P2 e che manda una squadra. Qual è la domanda? Manda una squadra, perquisiscono tutti gli appartamenti, perquisiscono tutti gli appartamenti tranne uno, quello dove sono le Brigate Rosse. La squadra, questo non deve chiederlo a lei, il senso della domanda è: non esclude ci fossero macchine da scrivere, esclude invece ci fossero strumentazioni per comunicazioni con l'alfabeto morse? Ma penso proprio di sì, cioè non ho mai sentito parlare, non ne avevamo bisogno, non sapevo con chi dovevamo comunicare. Ma nei 55 giorni del sequestro Moro lei ha abitato in quell'appartamento, e quindi come fa a escludere che non ci fosse uno strumento per comunicare con l'alfabeto morse? Forse non lo sa, è più corretto di raccontarlo. A via gratis. La domanda deve essere limitata al periodo in cui c'erano. Certo. Quindi non esclude ci fossero macchine da scrivere. Finché ci sono stati. No, certo che non posso escluderlo che ci fosse una macchina da scrivere. Ecco, all'interno di quell'appartamento detenevate, nel periodo quantomeno in cui l'ha occupato lei, non armamenti e che tipo di armamenti? Sì, ma non ho memoria di quali armamenti erano, pistole in dotazione e altre armi di cui non, sinceramente non ricordo assolutamente né l'entità né documentazione come dattiloscritti o documentazione ideologica dell'organizzazione. Sì, certo, era ovvio, altrimenti non sarebbe stata una base dell'organizzazione, sarebbe stato un altro appartamento qualsiasi. Ecco, rispetto al luogo di detenzione dell'onorevole Moro, che lei si dice essere in via Montalcini, sì, e il luogo di via Gradoli 96, durante i primi 30 giorni del sequestro Moro, era un luogo da cui si faceva spola, che lei sa, lei è stata la postina, se ricordo bene, sì, no? Quindi i contatti fra i vari brigatisti. Però mi pare di capire che nel 78 sequestro Moro loro non ci stessero più in non, via. No, non eravamo. Non in via Gradoli. Nei primi 30 giorni. No, non lei, altri brigatisti, sì, nei primi 30 giorni casa, sono in via Gradoli. Ecco, la Faranda in quel periodo dov'era? Via Chiabrera, se non mi sbaglio, che era una casa affittata, un appartamentino affittato, uso ufficio. Quindi lo chiamavamo l'ufficio, dove eravamo stati costretti ad andare perché, anche se non era contemplato come residenza normale per dormire, non avevamo nessun altro posto in quel momento io e Morucci, quindi abitavamo in ufficio. Ecco, il coordinatore, il capo delle Brigate Rosse, in quel periodo del sequestro Moro, chi era il referente numero uno, diciamo, con cui... Mario Moretti. Sì. Dove rimaneva? Dove viveva Mario lui Moretti? Lui viveva quando non era fuori. No, durante i giorni del sequestro Moro. Nel sequestro Moro, mi scusi, un componente dell'esecutivo vede anche gli altri componenti, esatto, dell'esecutivo. Quindi quando non era fuori Roma per incontrare gli altri componenti dell'esecutivo, faceva capo a via Gradoli insieme alla Balzarani. Perché quindi nei primi 30 giorni Moretti e la Balzarani sono in via Gradoli 96, sì, ecco, fino alla caduta della base covo, di via Gradoli, con la nota perdita d'acqua. Esatto. Ecco, da quel momento, diciamo, da quel momento in poi c'è un trasferimento. Mi interessano i primi 30 giorni, i contatti con Mario Moretti quando non era a Firenze o nel nord Italia. Come li tenevate? Cioè, per informare sull'andamento delle dichiarazioni di Moro? Incontri, cioè, avvenivano... Diciamo, l'elemento direttivo del sequestro dove era ubicato? In via Gradoli 96, dove c'era Mario Moretti. Ma noi non ci incontravamo mai dentro le basi. Certo, tranne certo. Tranne che certo, in ufficio. Sarebbe stata un'imprudenza enorme. Esattamente dove abitavamo in quel momento io e Morucci, quello era stato dedicato prima del fatto che noi fossimo costretti ad abitarlo come luogo anche di riunioni, certo, della direzione di colonna. Per cui gli incontri invece con Moretti avvenivano in genere fuori,
in luogo neutro, che poteva essere un bar, un parco, i soliti luoghi dove noi ci incontravamo normalmente. Solo eccezionalmente, per esempio la sera prima dell'uccisione di Moro ci siamo visti all'interno di via Cabrera, ma mai a via Gradoli. Sì, sì, no, questo lo so. Ecco, le chiedevo appunto dov'era, diciamo, Mario Moretti in quel periodo, il ruolo che aveva Mario Moretti durante il sequestro Moro. Come base aveva via Gradoli. Ecco, poi lei prima, rispondendo alla Procura Generale, ha affermato di non aver mai avuto, diciamo, informazioni o di non aver mai saputo episodi di infiltrazione da parte di organismi estranei all'interno del gruppo Brigate Rosse. Lei è entrata nel 76, ma faceva attività politica anche nel biennio precedente. Dell'arresto di Curcio e Franceschini e di come è avvenuto attraverso un procedimento di infiltrazione, come dire, che già all'epoca è emerso, è un dato storico che lei conosceva all'epoca, immagino. Silvano Ghirotto. Ma io parlo dell'epoca della mia militanza, altri periodi. Riavvolgiamo il nastro di 2 anni precedenti, cioè un episodio dove 2 capi brigatisti precedenti alla sua militanza erano stati arrestati attraverso l'infiltrazione di Silvano Ghirotto, alias Frate Mitra, che aveva tutt'altra storia, ma che viene infiltrato. In sostanza, si è saputo di episodi anche in epoca precedente in cui si erano manifestate infiltrazioni all'interno delle Brigate Rosse. Allora, questo lo diamo per scontato perché è storico. Se lo sapeva al tempo, certo. Beh, al tempo sì, era già venuto fuori, era già chiaro che c'era stato un episodio di infiltrazione successiva, conseguenza. Infiltrazione poi non è una parola, cioè c'erano degli appuntamenti, dei contatti con questa persona, ma non è che era all'interno di tutte le strutture organizzative del BR dell'epoca. Infatti furono arrestati soltanto quelli che si recavano. È stato usato come esca da qualcuno per arrestare Curcio e Franceschini a Pinerolo. Sì, sì. Ecco, a fronte di questo dato, la domanda successiva è: dal punto di vista della sicurezza, quindi il timore di possibili situazioni come quelle patite da Curcio e Franceschini durante la sua militanza nell'organizzazione, ci sarà stato un dibattito su quello strano arresto? Ma il dibattito l'hanno fatto i militanti delle BR all'epoca, non si continuava a fare sempre lo stesso dibattito tutti gli anni come succede invece adesso per altre cose. Certo, ci si poneva il problema, ci si poneva sempre il problema di una possibile infiltrazione, per questo che venivano rispettati molto seriamente i criteri di compartimentazione. Per questo non voglio dire, si analizzava comunque chi entrava dal punto di vista politico, c'era chi garantiva per lui, e dopodiché si andava sulla fiducia, non si poteva reggere un'organizzazione politico-militare con il sospetto continuo. C'erano delle precauzioni, se si incontrava qualcuno ancora non appartenente alle BR, c'erano dei percorsi particolari, degli altri militanti che controllavano che questa persona fosse pulita, non fosse pedinata, c'erano dei accorgimenti, molti accorgimenti, però soprattutto per chi era ancora fuori dall'organizzazione, che poteva appunto essere per esempio usato come esca, chi era stato già ammesso veniva lasciato vivere. Ecco, le chiedo un'ultima cosa che è emersa in una scorsa udienza. Le risulta, per quanto di sua conoscenza dell'epoca naturalmente, che Prospero Gallinari avesse avuto rapporti con qualche membro di Ordine Nuovo, del gruppo Ordine Nuovo? Sto a riferire che nell'ambito dell'ultima indagine sul caso Moro, questo dato sarebbe emerso. Non dobbiamo informare il testimone di quello. Non sono assolutamente bene. Conoscenza. Chiarimento sul argomento che ha citato prima e poi l'ha ricitato ancora, però non è chiara la cronologia.
voi vi siete staccati dalle Brigate Rosse, poi c'è stato un processo di pentimento, voi avete riferito il merito memoriale. Quando è stato fatto questo memoriale? Perché volevamo collocarlo cronologicamente. Dunque, noi prima abbiamo comunque promosso e partecipato al movimento di dissociazione dalla lotta armata. Poi cominciamo un processo di riconciliazione. Se lo può collocare cronologicamente. Dunque. Siamo ancora alla fine degli anni 70 o dopo? No, siamo già i primi, nell'inizio degli anni 80, quando poi ci sono i processi, il processo Moro, all'inizio degli anni, il secondo, l'appello, dove si esplicitò, noi facemmo la ricostruzione, avevamo iniziato prima con il magistrato Ferdinando Imposimato a fare delle prime deposizioni con ricostruendo. Avete avuto come referente una suora? No, quando noi facemmo la ricostruzione con Imposimato, Suor Teresilla non c'entrava nulla. Suor Teresilla Barillà è un nome che lei ha fatto che oggi non ha ricevuto. Sì, Suor Teresilla Barillà la conoscevo, la conobbi a Re Bibbia perché lei comunque frequentava i carceri. Lei ha parlato anche ma di un referente quando politico. Noi ricostruimmo la nostra militanza politica col magistrato Imposimato in epoca precedente alla mia conoscenza di Suor Teresilla. Quando andammo al processo non mi pare che Teresilla... Lei ha fatto un discorso su questo punto facendo il nome di un referente politico, più di uno, ma uno in particolare. Cioè? Disse che la suora parlò specificamente dell'onorevole Piccoli a lei. Ah, beh, ma questo in epoca successiva, quando già ormai i processi erano finiti. Cosa. Come? Vorrei che la collocasse cronologicamente. Cronologicamente era posteriore alla fine del processo d'appello di Moro, cioè? Quando noi venimmo trasferiti a Paliano. Quindi in che anni? Quindi non lo so, sta scritto facilmente, non lo so, non ricordo esattamente quando fu. L'83 mi pare che ci fu il processo 80. Moro. 80. Mi permetto di insistere su quello che ha già introdotto il collega, perché nell'interrogatorio che ha reso a noi, signora, il 18 novembre 2019, su questo specifico punto, lei lega la presenza della di Suor Teresilla, che era ovviamente una persona che era stata mandata, alla stesura del memoriale con queste dichiarazioni. Suor Teresilla disse a me e a Morucci che sarebbe stato importante per noi, o meglio alla causa della dissociazione, fare capire ai politici e in particolare alla DC, la suora parlò specificamente dell'onorevole Piccoli, le ragioni della dissociazione e comunque la storia del nostro percorso politico attraverso la redazione di uno scritto che poi... Sì. Ecco, quindi sì. Pare questo che l'idea del memoriale venga introdotta proprio tramite questa presenza ecclesiale. Non era un'idea nostra, non avevamo nessun interesse a interloquire con i politici attraverso uno scritto che ricostruisse la nostra storia. Che però poi di fatto viene elaborato. Teresilla era come la goccia sulla pietra. Viene comunque presa in considerazione questa ipotesi, poi viene accettata perché comunque c'era sempre questa idea che anche i familiari avessero diritto a tutta la verità, che i politici dovessero sapere, che la DC, che tutti quanti, c'era questo discorso comunque per cui bisognava che noi riuscissimo veramente a riempire tutte anche le lacune, per cui poi Valerio, si decise, visto che doveva rimanere comunque una cosa riservata, per cui io non ero così d'accordo, comunque si decise di mettere anche i nomi delle persone che già erano state condannate, che non erano stati fatti in aula, insomma. Si indicarono altri responsabili. Una decisione comunque pesante anche quella. Sì, no, immagino. Mi interessava che le dicesse alla Corte questa cosa. Lei ha detto doveva rimanere riservata. Riservata a chi?
No, riservata nell'ambito dei politici, non immediatamente, come dire, tradotta in procedimento giudiziario, ecco. Addirittura, quindi questa era la prospettazione che Suor Teresilla... No, che era una cosa, cioè, che appunto... l'indicatore di nomi di responsabili di un fatto, come lei ha detto prima, atroce, rimanesse nella disponibile conoscenza solo di alcuni. Non solo, di alcuni, comunque io non ho... cioè, sì, prevalentemente sì. Prevalentemente, altrimenti avremmo fatto una deposizione alla magistratura. Ma ho capito, ma si rende conto di che proposta, cioè, della indecenza, chiedo scusa, della proposta, perché dice dimmi i nomi, sì, lo sanno i politici, ma la magistratura non ne darà mai a sapere nulla, cioè, con quale assicurazione? Questo, poi, questo aspettava i politici poi la decisione, se passarlo alla magistratura no, noi una volta... che l'avevamo comunque fatto avere ai politici di riferimento. Va bene. Grazie, signora. Scusi, avrei pochissime domande finali. C'è anche l'avvocato Speranzoni. Prego. Signor Faranda, buongiorno, sono il dottor Candi. Senta, signora Faranda, lei prima parlando... se non sbaglio del ritrovamento delle macchine in certe vie e dicendo che insomma lei aveva un po' perso, se non ho capito male, l'interesse a sapere esattamente come era finita, dove erano finite, ha parlato di ragazzi scioccati perché avevano appena eseguito il sequestro Moro. Allora, e poi ha detto che nella preparazione alla quale lei aveva partecipato vi eravate preoccupate di quel fioraio, ed era questo il senso però. Le dispiace riferire alla Corte quanti erano gli uomini della scorta dell'onorevole Moro? Erano cinque. E cinque che fine fecero? Presidente, mi scusi, però queste sono domande che obiettivamente risultano da sentenze passate in giudicato e che tendono non a indagare sui temi di prova di questo, di questa vicenda, di questo processo. Credo che la signora Faranda abbia negli anni dimostrato già ampiamente una presa di distanza. Morale. Sì, vabbè. Signore, mettono in luce degli aspetti della testimonianza. Appunto perché lei ha difeso la vita. Allora, voglio dire che gli aspetti del carattere di un testimone credo che abbiano un diritto di essere messo in luce, e questi sono ed è il tenore della mia domanda. Comunque, avvocato generale, è chiaro che ci stiamo occupando di un altro delitto. E gli aspetti? No, scusi. Capisco il senso della domanda, però noi non dobbiamo giudicare il testimone, dobbiamo giudicare... No, comunque... Bene, allora faccio un'altra domanda. In mezzo a queste cinque persone che vennero ammassate, lei sa se il presidente Moro fu scalfito da una singola pallottola? No, non mi risulta. Come? Non mi risulta. Cioè, non le risulta cosa? Come? Non le risulta cosa? Che fu ferito, scalfito. Quindi risultò assolutamente illeso. Sì. Bene. Ma quindi... generale, questi sono temi ampiamente dibattuti, sì, in altre sedi. Sì, Presidente, ho capito. La testimone si è espresso in quei modi lì e capisco qual è la sua... La testimone ha detto che avevano liberato la strada da un furgone perché gli interessava. No, non venisse... capito, bene. Ho fatto anch'io questa cosa. Allora vi faccio un'altra... Però non diamo... Parlo solo di attendibilità e di comprensione delle risposte del test. Guai a me dare dei giudizi morali in questa sede. Le chiedo un'altra cosa. Lei ha conosciuto un brigatista che si chiamava Casimirri? Sì. Può dire chi era? Era un militante che faceva parte di un... all'inizio della Brigata Prima Valle,
e poi fece parte della brigata di fronte della fece parte di coloro che sequestrarono Moro. Fece? Parte, cioè prese parte al sequestro Moro. Sì, ma questo è stato poi, voglio dire, noi non è rimasto nella camera nascosta, poi noi abbiamo fatto alla magistratura, abbiamo fatto delle deposizioni alla magistratura davanti ad altre corti in sedi di altri processi dove abbiamo colmato queste lacune. No, guardi, era lungi da me, era solo una richiesta che io le facevo, perché non avendo io preso parte a quel processo ho dei gap, per cui chiedeva lei una conferma. Allora le chiedo questo, lei sa che fine abbia fatto Casemirri? So dai giornali che è in Nicaragua. È in Nicaragua, comunque all'estero, quindi sì. Non è finito dentro? No. Bene. Allora, un'ultima cosa le voglio chiedere. Visto che lei ha partecipato all'organizzazione del sequestro, ma siccome risulta che furono esplosi molti colpi di arma da fuoco nel corso del sequestro Moro, furono uccisi tutti gli uomini della scorta. La domanda è questa: avevate messo in conto che potesse morire l'onorevole Moro? Avevamo messo in conto che ci potesse essere, sì, un errore, potesse essere colpito, così come avevamo messo in conto che la scorta, gli uomini della scorta avrebbero potuto rispondere al fuoco e uccidere qualcuno di noi, certo, era stato messo in conto tutto. Bene, grazie. Non ho altre domande, Presidente. Grazie. Tre domande nate sulla base delle domande fatte dagli avvocati della difesa. Allora, chiedo questo. Lei, andiamo in viale Giulio Cesare un momento, ecco, ha conosciuto la Giuliana Conforto? Sì. Ecco, sapeva che mestiere Conforto? Giuliana era una ricercatrice di fisica all'università. Ecco, il collega mi dice che è una lavorava all'università. A livello internazionale, ecco, le risulta lavorasse alla Casaccia, località Casaccia, all'Enea? Mi pare di sì, sì, ma non sono sicura al 100%. Sapevo che lavorava come fisica, sì, e che era una ricercatrice apprezzata. Esatto. Ecco, all'epoca lei ha saputo se la Giuliana Conforto fosse anche amica di Luciana Bozzi, che era la comproprietaria dell'immobile di Via Gradoli 96? Non avevo motivo di avere questa informazione, non... Ha mai conosciuto Luciana Bozzi all'epoca? No. No. Non sapevo nemmeno il nome della padrona di casa di Via Gradoli. Sì, sì, no, perché c'è questa amicizia tra la Conforto di Via... Però è una città grande, ma tanto piccola. Questo dato però è un dato... Sì, sì, no. Adesso sentiremo dei testi. Chiedevo se conosceva Luciana Bozzi all'epoca. No. Quindi una domanda... Ecco, chiedo questo. Lei ha parlato prima, forse su domanda della difesa Bellini, mi pare di ricordare, dell'ipotizzato progetto di colpire Andreotti o Fanfani, ha fatto i nomi, sì, non mi ricordo. Sì. Ecco, poi la scelta cadde sull'onorevole Aldo Moro. Le chiedo all'epoca se l'attualità del progetto di compromesso storico fra Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano fosse nelle vostre discussioni interne del gruppo brigatista un tema che fu alla base della scelta strategica al fine di colpire Moro? No, non fu un elemento, era un elemento ovviamente considerato, ma non considerato, evidentemente era un elemento considerato e analizzato, che ci aveva il suo peso, ma non il peso determinante, non fu un'azione finalizzata a bloccare il compromesso storico. Ecco, questa fu una ricostruzione a posteriori, un'interpretazione a come posteriori. Come valutavate il compromesso storico voi delle brigate? Presidente, però noi adesso io chiedo una valutazione storico-politica, cioè alla testimone, come valuta il compromesso storico? Come una trappola tesa del Partito Comunista. Relativa importanza. È un tema che viene dibattuto in centinaia di scritti, sì, pubblicazioni. Si sa che c'è una certa ipotesi storica.
per avere sia conoscenza o quella sì, dalla viva voce di un ci può dare oggi informazioni nuove, sembra improbabile. Ecco, un'altra cosa che è stata introdotta dalla difesa Bellini, ecco, il villino di Velletri, da chi vi fu fornito? Il villino di Velletri? Fu acquistato, e non ricordo da chi, forse da Seghetti, ma non sono sicura. Da Bruno Seghetti. Forse, non sono sicura al 100%, non ricordo esattamente. Va bene, ho finito, grazie. Bene. Non lo ricordo, però quando io dico comunque non lo ricordo, vi prego di non prendere per oro colato quello che posso dire, perché veramente ormai dopo tanti anni la memoria si indebolisce, è costretta a selezionare i ricordi. Bene, può andare, grazie, abbiamo concluso. Buona giornata. Grazie Presidente. Buon lavoro a voi. Grazie a lei.